Non si può fare l'antidoping a vista. C'è gente che se ne sta in Svizzera, lì davanti alla loro poltrona, seduto, giudica a vista e non alza il culo come me e vado personalmente a trovarlo. Quindi riferimento è puramente casuale. A Raponi, ovviamente. Però ha detto che io sono. Che per lui io sono dopato. Su quale presupposto? Vedendomi dai social, comunque non. Ah, vedendoti dai social. Lui vede, c'è l'antidoping a vista. Quindi Pici dopato, Federico Sanna dopato, Mattia Catino dopato. Tutti dopati, tutti dopati. Non c'è un fenomeno naturale, non c'è uno che magari è portato, non lo so. Salve a tutti amici e benvenuti a questo nuovo video. Oggi sono in compagnia di Mattia Catino. Ciao. Sono venuto dritto a Cagliari con l'aereo. Anche perché non si può andare con la macchina. Ho nuoto con l'aereo. Il traghetto evitiamo perché è una brutta esperienza, giusto? Sì, l'anno scorso ero stato a Villa Simius e non mi è piaciuto, tipo carro bestiame, mai più. E siamo alla palestra Roger Gracie Jiu Jitsu, in cui ci sono tantissime attrezzature e specialmente anche per il powerlifting, tant'è che c'è anche un rack da competizione da quella parte. E adesso faremo la classica intervista quando vi porto un personaggio nuovo nel canale. L'avete già visto in video reaction con Marco, tra l'altro doveva essere qui. Sono delusissimo Marco, petizione per Marco, se questo video arriva a quanti like dovrebbe per te? Ma sai che più che like io farei a visual. Io calcolo sempre per 24 ore. Tu per me dovresti fare minimo 50k in un giorno, se no sono deluso. Oppure se fa 5.000 like, ma è difficile in un giorno. Anzi no, se arriva a 5.000 like nell'arco di una settimana, che è un numero che non sempre riesco a raggiungere. Ok, petizione per Marco, 5.000 like, deve venire in Sardegna a trovarmi. Come sapete, Mattia è finito in uno scandalo. Diciamo lo scandalo del doping natural. Sì. Forse l'ultimo anno, mettiamo sì, così. Da quando Raponi diciamo che ti ha messo nel suo mirino. Raponi ha fatto il video pochi mesi fa alla fine, però io ero già all'interno di questo dibattito natural o doped. E diciamo che con lui sì, c'è stata l'esplosione del dibattito su di me, se fossi natural. No, a me mi accusano di portare sempre dopati nel canale. Tu sei l'ennesimo dopato? No, però aspettati, gli insulti, i peggiori insulti. Ma perché? Come ti sei dichiarato? Natural o drug free? Io mi dichiaro natural per... Aspetta. Per due motivi. Che già starebbero dicendo, eccolo! Ecco, che hai trovato. No, in realtà questa cosa l'avevo detta anche a Raponi, anche a Flavio nel video. Infatti lui lo dice. Io mi dichiaro natural per due motivi. Uno, perché mi dà fastidio questa distinzione che c'è, che in realtà è relativamente da poco, fra drug free e natural. Beh, non quindi... è da poco. È un modo per far capire. Uno può essere natural perché ha scaricato. In questo momento potresti aver scaricato, sei sì. Natural. Drug free è uno che non ha mai assunto, manco hai fatto una carta. Però in realtà questa distinzione così netta c'è stata da poco. Proprio in realtà io l'ho vista molto anche proprio nel video di Raponi. Non è da allora, diciamo che prima non la puntualizzavano. Io sì, l'ho esatto. Portata a essere molto specifica, esatto. Come etichetta. Quindi può essere che c'era già, ma non è mai stata mai. Infatti nei miei video quando mi insultavano mi chiedevano se fossi drug free o natural, nominavano proprio a te. Quindi è colpa mia. Colpa tua, sì. Anche se c'è qualcuno che fa natty or not. Ecco, lui come cosa ti ha detto, per esempio? Teo trainer. Te. Lo puoi dire, senza problemi. Ok. Teo ha fatto l'uscita, diciamo, mai un video molto diretto su di me, a parte quando, diciamo, aveva captato qualche mese fa da un mio video una piccola frecciatina che in realtà non lo era. Avevo scritto, era una massimale di rematore, un video puramente goliardico dove io vedevo quanti chili riuscivo a sollevare con una ripetizione di rematore. E a fine video dicevo una sua frase iconica, però che era diventata un meme, quindi non era riferita a lui, ma semplicemente lui l'ha captata così, o magari ha voluto captarla così per farmi poi dei video contro. Da là era nato un dissing solo su TikTok, poi è finito là. Ci siamo scambiati le DM, mi aveva scritto e quindi diciamo che abbiamo seppellito la scia di guerra. Infatti te lo stai vedendo questo video, non è un attacco a te, non vedo come un attacco a te, ma semplicemente... Invece vedilo come un attacco a te da parte mia. Ma questo business qui del Natty or Not è una cosa che ormai va avanti da parecchio tempo, non solo con te ma con tutti. Cosa c'hai tu di dopato? Cioè io lo vedo adesso, no? Davanti a me. È un bel ragazzo, come mi ha detto anche Marco PT, faccia baratto, tutto il resto, Marzolla sardo. Estetica. È un Marzolla moro sto qua praticamente. È un Marzolla con i capelli scuri, sì. Stessa struttura. Spalle piccole, testa a lattina di birra, col taglio così, sì. Cosa vi ho sempre detto? Le persone vanno viste dal vivo. Ora, non dico che lui non sia come in foto, ma è ridimensionato perché l'effetto luce, la BF bassa, il tiraggio, il pumping, la posa. La canottra, ma comunque cosa sia. Non si può fare l'antidoping a vista. C'è gente che se ne sta in Svizzera, lì davanti alla loro poltrona, seduto, giudica a vista e non alza il culo come me e vado personalmente a trovarlo. Quindi riferimento è puramente casuale. A Raponi, ovviamente, che ha fatto una video reaction abbastanza
abbastanza cattivella, no? Ma in realtà io non l'ho percepita così. Nel senso, ti ha detto che eri... Sì, Flavio, natural, no? Flavio ha detto che io sono, che per lui io sono dopato. Su quale presupposto? Vedendomi dai social comunque non... Ah, vedendoti dai social. Lui vede, c'è l'antidoping a vista. Quindi Pici dopato, Federico Sanna dopato, Mattia Catino dopato, tutti dopati. Tutti dopati. Non c'è un fenomeno natural, non c'è uno che magari è portato, non lo so. Io non, sicuramente non biasimo né Flavio né chi magari commenta a me, a Pici, comunque ad altri personaggi che siamo doped, perché effettivamente vedendo la trasformazione, vedendo semplicemente foto, comunque video dai social, appunto come hai detto tu, in pump, canotta, pose, bisogna considerare un sacco di cose. Ci sta che uno pensi io sono dopato, Pici è dopato o Federico Sanna è dopato, però appunto come hai detto tu, dal vivo, soprattutto le differenze a mio parere principali, io che comunque faccio questo di lavoro, quindi mi sto valorizzare in foto, per me la differenza principale la fa il pump, quindi soprattutto in un natural è la cosa che noti di più. Cioè, però ci sono alcuni fattori che possono contraddirti, per esempio altezza peso? Sono un 81 adesso per 87 kg in cut. HB più 6? Sì. BF? Possiamo vedere un al volo l'addome? Io ti darei 12%. Forse un po' di meno. Ok, comunque siamo lì. Okay. Tra il 10 e il 12. 10 considera 12. Che la BF è sempre un po' sovrastimata. Come l'hai misurata? No, anch'io misuro sempre così a occhio. Io sono d'accordo con tutti. BF per tensione 3 l'hai mai fatta? No, non l'ho mai fatta. Ok, per farti capire se hai occhio, quanto pensi che abbia io? 16. Oh, preciso, bravissimo. Oh. Misurata con una macchina di 17.000 euro da nocerino. Occhio bionico. 16%, l'attaccare, ragazzi, l'ha azzeccata. Poi vabbè, si fanno considerate molte cose, cioè dove effettivamente metti più grasso. Io per esempio ne metto molto più nell'addome, cioè ho le braccia squartate anche quando ero a 4.500. Sì, ma quello è un po' tutti maschi alla fine. Cioè, io pure però... tendo a mettere molto più grasso sul girovite. Poi magari c'è qualcuno che è più ginoide e accumula un po' più sui glutei. Io accumulo sui glutei e sull'addome, per esempio. Quindi, però quindi appunto... come HP, insomma, HP più 7, di che stiamo parlando? Però 12% e alla fine i massimali. Massimali ho fatto 310 di stacco, ovviamente nessuno di questi massimali è valido per una gara di powerlifting. Scremando i massimali, secondo te in gara quanto avresti fatto regolamentare? Non ne ho idea perché non mi sono mai allenato con bilanciere e dischi da gara. Quindi non hai mai usato un bilanciere rigido da powerlift? No. Lo useremo per il prossimo video allora. Faremo panca, squat, stacco e military press. Purtroppo non c'è con me il mio collega che mi avrebbe fatto comodo, Marco PT, e allora ho chiamato per disperazione un personaggio che comunque è bravo a insegnare, ma un po' soporifero, un po' troppo didattico, troppo prolisso. Mitch Ferniani. Che io già conosco. Sì, ovvio, che è sardo anche lui e verrà da noi a completare l'opera, sperando che si crei quel siparietto che mi manca. Magari scoprirai anche meglio, scenderai più spesso in Sardegna, che sostituisci Marco Pitti con Mitch. La vedo molto dura, anche perché abbiamo fatto la scommessa prima, quindi se raggiungiamo il quorum Marco deve venire. Deve venire per forza. Non è venuto perché dice che lui è un quarantenne, si sente con un ventenne, come che si azzecca con Cadinu. Ho provato a dirgli, guarda, ti pago il viaggio, faccio il bulgaro per una settimana, niente. Non ha funzionato quello proprio. Però tu puoi constatare che sono atipico come ventenne, cioè non penso sarebbe trovato male con me. Sei atipico come Jim Tucker, perché tra tutti quelli che ho conosciuto più o meno sei quello più genuino, quello più umile. Gli altri sono tutti un po', si sentono un po' tutti arrivati, tipo Danny Enrico, ho provato a contattarlo per farci un video, o mi ha ghostato o non mi risponde più e non so cosa gli ho fatto, magari puoi metterci a parlare tu. Vediamo. Matteo Schiamoni invece l'ho trovato al mini wellness, molto aperto e socievole. Gli altri non li conosco se non di vista. Vabbè, Jackie Coglia, tu eri presente quando è successa quella scena, no? Non proprio davanti, però sì, ero a Rimini. Cioè, non avevi visto quella parte fino a quando l'hai visto nel mio video? No, l'ho vista nel tuo video, io non ero davanti. Cosa hai pensato? Per me, come ti avevo detto anche in privato, queste cose te le puoi aspettare. Non sai mai come potrebbe reagire, non sai mai che tasti stai toccando, quindi io sinceramente non mi sento di dare la colpa a Jackie per la reazione, che magari può essere un po' esagerata, però io sono così. Magari io non avrei reagito come lui, non giudico chi magari lo fa. Cioè, io comunque poi ho chiesto scusa a Jackie in privato, dicendo mi dispiace se quella battuta in particolare ti ha preso. Poi ho ripubblicato il reel e riscoppiato tutto, il reel, lo shorts di quella cosa lì. Anche perché il mondo di YouTube è diverso dal mondo di TikTok e tu sei famoso per essere un TikTok principalmente. Sì, principalmente io sono famoso da TikTok. Adesso da un anno faccio video su YouTube, però più seriamente da qualche mese. Però in realtà sì, mi si conosce più che altro da TikTok. Chi mi conosce da YouTube magari mi conosce proprio dal video di Flavio, però magari non mi segue. Cioè, mi conosce Mattia Cadinu, Dino da Pato e poi di là. Però cosa preferisci tra i due? Se dovessi scegliere come forma, per come si fa tutto, preferisci più i video corti o quelli lunghi? Vado un po' a periodi, però attualmente mi piacciono entrambi. In quelli più lunghi, nei video YouTube magari si vede di più a come sono io realmente. Che poi sei simpatico, mi piace quando dici Mattia Cadinu, mi sento parlo, però. Mi piace quella fare le scelte. Quando ho fatto la video reaction a Marco PT, c'è una parte che hai preso il mio frame, hai preso una parte mia, me ti rompo il culo. Ne fotte nulla, ok? Quello spezzone era di un altro tuo video. Non me l'aspettavo che hai preso uno spezzone mio. Sì, no. È stata un'idea del mio videomaker, poi gli ho dato l'assenso perché ho detto, ok,
carino, si sta, buttiamo. Infatti, la... Non so da dove l'ha presa, però... Quanti iscritti hai su TikTok? 150.000. Io ne ho 16.000. Quindi come mi vedi a me come TikToker? Come base ai miei iscritti? Da quello che ho visto, io non ti seguo su TikTok, ma mi appare ogni tanto, però tu riposti semplicemente spezzoni di YouTube, quindi ci sta che non hai un converti. Cioè non creo delle storie ad hoc, praticamente. Io prendo quello che già fatto. Sì. Quindi cioè, semplicemente la gente, anche se ti guarda, anche se hai video virali, non ti segue perché non riesci a convertire. Invece devi spingersi, cioè, se e vuoi... Come sono fatto io, cosa mi consiglieresti come format TikTok? Beh, tu hai già il tuo personaggio, portarlo anche su TikTok, che sono video molto più brevi, quindi devi catturare l'attenzione subito nei 5 secondi e poi magari mettere qualche scena per esempio a metà video per spingere chi ti osserva a effettivamente seguirti, quindi convertire quelle views poi in follower se ti interessa. A me interessa portarli su YouTube più che altro, non il contrario. Beh, allora di follower non so quanto possano essere utili, però comunque più follower hai, più già il video partirà meglio su TikTok. Magari i primi che ti vedono dalla sezione follower di TikTok e non dei per te, cioè sai già che se c'hai 800.000 follower un video non ti andrà mai sotto le 100.000, per dire. Io ho un video che ha fatto 1.000.000, quello con Marco Pitti, in cui infilo la bottiglia, cioè lui mi doveva infilare la bottiglia di eretano. Ci sta, quel video... Ed è stato percepito fuori dal fitness, perché sembrava una cosa quasi gay, tra noi due. Sì. Molto vasto. Ti saresti creato probabilmente a mettermi la bottiglia per fare il video squat? No, assolutamente, mi sarebbe anzi... Anche perché essere etero non c'è niente di male. Cioè, essere... Anzi, mi avrebbe anche fatto piacere. Orientamento sessuale? No, perché Marco te l'avrebbe chiesto. Avrebbe detto che sei... Che sono... Lui vede tutti un po' così. Diciamo. Chi è sicuro della propria sessualità, magari più tranquillo a fare queste cose. Non ci vedo nessun... E invece lui era stranamente insicuro quel giorno. Stai dicendo che Marco probabilmente... No, assolutamente. Qualcosa. Però... Marco, se vuoi confessare... Se vuoi confessarci adesso... Puoi venire qui a dirlo tranquillamente. Questo è il riepilogo di Mattia Cadino. Un ragazzo genuino, molto portato ovviamente, perché sennò a 20 anni non avrebbe questa costituzione e questi massimali. Il suo limite è che è in un'isola e quindi è un po' isolato da tutto il mainstream, ma forse anche lo rende più naturale rispetto ad altri e meno artificiale, no? Come tanti personaggi su YouTube. No, sono d'accordo, ma anche sul fatto, magari io cerco di rendere proprio il fatto di essere sardo quasi una forza, che cioè tutti mi conoscono magari sui social come il sardo, cioè se tu nomini il sardo, sono io. Il sardo è alla base corta, quindi è anche forte, cioè da noi. Oddio, sei più corto tu. Per questo sei atipico. Sì. Però da noi i sardi nel powerlifting hanno una grande storia. Conosci qualche powerlifter famoso da noi? Rudy Agos lo conosco benissimo. Rudy lo conosco benissimo. Lui lo chiamano il principe di Vera Argento. Sì. Saluto a Rudy. Giuseppe Manca? Conosco, non di persona, però anche lui lo conosco. Andrea Pes? L'ho già sentito, però non... Francesco Cosseddu? Questo è un po' più antico. Ok, no, lui no. Marco Bitti. Marco, weightlifter, fortissimo. Adesso fa weightlifting, però... Lui faceva la panca, mi ricordo i miei tempi, era una testa. 18 anni, 180 kg di panca, già dopato anche lui. Dopato! Sì, lui pensa con quei chili, ovvio che... Ah, quindi pensi che sia dopato? No. No, per forza dico, dei commenti così ci stanno, soprattutto prima magari era più una cosa più strana, sì, comunque Marco lo conosco benissimo, ci mancherebbe, Marco lo conosco molto bene, saluto anche a lui. Ma quindi lui di che parte è lui? Di qua sempre? No, entroterra. Va bene, ragazzi, spero che le sue risposte sincere vi abbiano saziato, non c'è niente di losco in Mattia. Non mi ha pagato, non sono un difensore dei dopati, io penso che siano tutti natural, fino a prova contraria. Anzi, devo cacciare io i soldi per venire qua, figuratevi. Ho detto, Mattia, ma ti pare che vengo fino in Sardegna per fare un video con te? Cioè, vieni tu, scusa. Invece. A questo punto ti pago il viaggio. Però la Sardegna, ragazzi, è un posto magnifico. Io sono stato l'anno scorso, è come andare ai Caraibi. Cioè, chi fai a fare i Caraibi quando c'è la Sardegna sotto casa? È un paradiso questo posto. Bugiardo, volevi vedere me. È tutta una scusa. Soprattutto te. Voleva vedere me. E poi la vacanza, ci sta. Commentate. Dimmi cosa ne pensate di Mattia Cadino, natural, dopato, tanto per me non cambia la mia opinione. Andateci piano. Anche con me andateci piano, non solo con te. Sì, vabbè, qualcuno ti attaccherà sempre. Gli avevo chiesto di mettersi una maglietta più aperta, ma stranamente ha preferito rimanere con la sua t-shirt. Infatti passerete al mio canale perché fra qualche giorno ci alleniamo stile bodybuilding, starò in canotta, mi spoglierò tutto quello che voi, mi vedranno in pump come nelle solite condizioni e così potrete giudicare. Ma questo tra qualche giorno magari aveva qualche size che voleva nascondere. In qualche giorno sparirà tutto. E insomma, lasciamo questo dubbio per il prossimo video quando lo vedrete. Iscrivetevi ovviamente al mio canale, seguitelo su TikTok. Voi follow. Passami a YouTube, scusa. Io ti passo TikTok, tu mi passi YouTube. Passami qualcosa di TikTok. Volentieri, ti vedo spezzoni, ti metterò dappertutto. 5.000 like se volete che Marco PT alzi il culo e venga qui. E seguiteci per i prossimi contenuti che faremo di squat, panca, stacco, military press. E poi nel suo canale farò un allenamento... Non mi piace dire stile bodybuilding, ci alleneremo in palestra. Ci alleneremo più pesi. E per tua sfortuna mi hai preso un periodo in cui sono molto condizionato. Così vedranno la differenza e potranno giudicare. Magari diranno anche te, sei dopato oppure Mattia natural. Ma nemmeno lo dicono perché dicono fai test antidoping, tu hai 20 anni che scheregge. Lui invece 20 anni già è più forte di Domingo, tra un po' puzza. Hai capito? Ma io non penso che tu abbia i massimali che loro penso tu abbia. A parte che non sei nel periodo per tirarli. No. Chiariamo.
abbiamo, quindi saranno i massimali del giorno. Io mi aspetto minimo 2,20 di squat, 150 di panca e 2,30 di stacco. La panca non lo so. Va bene, vedremo. Proviamo. Alla prossima. Ciao a tutti. Ritenuto come un esercizio che stimola il testosterone, a me è successo tante volte dopo lo squat di avere quasi una fame sessuale più alta. Sarà stato contento il tuo fidanzato? Bene. Può fare la trazione in ogni modo, può anche farla come nel crossfit, oscillando, che va benissimo. Però non è funzionale al carico 1 RM. Dopo aver visto questo video, scommetto che vuoi farti allenare da me. Beh, basta scrivermi in privato, contatti in descrizione. Ma ti manca ancora qualcosa? L'attrezzatura per allenarti? Ovviamente PowerGear.it, azienda leader del settore, che costruisce bilancieri, rack, panche regolamentari e una bellissima pedana da stacco. Tutto sempre con il codice sconto TUM64, senza gli iniziali prima, con uno sconto del 6%, unico in Italia, ragazzi. Quindi, che state aspettando? Cliccate sul sito.